ha filmato tutto. Lui è dalle 10, dalle 11 diciamo che siamo qui. Sono le 10:25, la stazione è affollata, c'è aria di vacanza. La città intorno vive serena il primo weekend di agosto. All'improvviso un boato. Ho visto l'ala sinistra della stazione sollevarsi, ha detto un testimone, e poi ricadere sfracellata. Cosa è successo? Ancora non si capisce bene, alla stazione si vedono scene come soltanto se ne sono viste in guerra. Gli orologi che danno sul piazzale si sono fermati, così la vita di 78 persone, quasi 200 i feriti. Si comincia a spargere la voce che sia stato un attentato. Le altre ipotesi, quelle che in un primo tempo trovavano credito presso le autorità e che venivano accreditate anche dalla RAI, sono lo scoppio di una caldaia e una fuga di gas. Ma nessuno perde tempo a interrogarsi. In stazione più che mai si esprime l'umanità e la solidarietà di tutti coloro che si improvvisano sanitari. E intanto, intorno, la città cambia aspetto. Le attività si fermano, la gente va in stazione perché vuole aiutare e sapere. Cittadini che andavano a passeggio o in giro per spese si trovano con una paletta in mano a dirigere il traffico. I telefoni dei negozi, dei bar e degli alberghi sono a disposizione di chi deve cercare notizie di un congiunto o avvertire a casa che non si è fatto nulla. Intanto arrivano le ambulanze e i vigili del fuoco per i primi soccorsi organizzati. Con quel dispositivo che hai messo non lampeggia più, no? Esatto. Proprio la sala d'aspetto. Non penso in Belamica, ma sono arrivato qui, ma non ci capisco niente. Vorrei stata una disgrazia o una... No, no. Non lo so. Non lo so, e non è che lo voglio sapere, perché è meglio che non lo sappia, perché c'erano 6 impiegati lassù, o 5, se non so quanti erano impiegati, abbiamo preso fuori 2 per adesso. E ho preso fuori una donna da sotto là, dalla tavola calda. Dalla tavola calda, meglio non so, da stare. Non sappiamo, io sono responsabile del sindacato, ma non... Perché prima io ho parlato con un bandiere che faceva l'ipotesi, cioè che sosteneva l'ipotesi della caldaia, no. Una bomba non può questa è una bomba alto potenziale. La valigia piena di tritolo quella era. Ma è stata nella sala d'attesa o Nella sala d'attesa. Nella sala d'attesa di prima classe, di prima classe. Per cortesia, lasciamo lavorare anche lei. Lei fa parte... Sono il responsabile del sindacato. Ce l'ho posto allora. Per cortesia, lasciate... L'intervista qui appena scoppiata eravamo qui, io sono la piccola qui. Sì. Ma cosa è successo? Un gran botto, un gran polverone. Ma in questo momento non è. Ma lì per lì non si sapeva se era un aereo caduto sopra, se che cosa fosse, ma poi l'odore della polvere da sparo si è sentita. Sì, nel modo più assoluto. Quindi insomma la caldaia secondo lei? No, non c'entra caldaia, qui niente, questo è un attentato bello e proprio. Non ne abbiamo caldaie. L'unica caldaia che c'è, l'abbiamo qui sotto, che è là, che tranquilla, bella, sta benissimo. Lì abbiamo al massimo, avremo il gas, che è il gas di città, il gas di illuminazione. Non lo sappiamo, a noi ci mancano 4 impiegate, 3 impiegate. 3 perché 2 le abbiamo prese su, le ultime 2. Le vive, 2 sono vive, le altre 3 non le abbiamo ancora trovate, sono ancora sotto. È una ragazza della tavola calda che non sappiamo dove sia. Ah, una è morta però, eh? No, quella sotto, quella bionda. È già morta la Loris è morta. Cirilla, facciamo del nostro possibile, più di questo che siamo arrivati. Non possiamo fare. Abbiamo ancora elementi da poter esprimere un giudizio positivo. Positivo cosa significa? Positivo perché sia reale e non siano supposizioni basate così, su delle ipotesi che a volte potrebbero anche ingannare o indurre in situazioni che non sono reali. Quindi io penso che entro oggi riusciremo ad avere
dati più precisi per individuare sicuramente quello che può aver creato questo grosso disastro. Entro stasera si sa allora? Sì, quando abbiamo tolto le macerie dai fabbricati. Ci sono ancora persone sotto? Contiamo che ci siano ancora delle persone, perché sono ancora in pulizia dalle macerie tutta la sala di aspetto di prima e seconda classe. Di attentato, insomma, non si voleva parlare, perché è impossibile che una bomba provochi un simile disastro, sostenevano alcuni. Perché una mente umana non può concepire una strage del genere, dicevano altri. Perché impreparati a quello che era appena successo, perché si voleva lasciare interiorizzare dalla gente l'accaduto a poco per evitare dure reazioni. Questo quanto lasciava intuire il severo riserbo mantenuto dagli inquirenti e dal governo. Ma alla sera stessa la verità non poteva più essere nascosta. In un caso come questo anche la condanna, vibrata e sentita da tutti i democratici, ribadita ancora una volta in questa occasione, rischia di sembrare retorica. La solidarietà dei bolognesi e dei democratici verrà comunque ancora una volta sottolineata questa sera, fra poco, alle 21, nella manifestazione indetta in Piazza Maggiore da Regione, Comune e Provincia. Comunque adesso corpi non ce ne sono più. Non ci sentite nessuno? No. Da qui avete praticamente finito allora adesso? Prego? Qua avete praticamente finito? Sì, noi fra poco abbiamo finito. Possiamo arrivare. Cioè, ma mi spieghi bene, cosa significa? È un buco che ha creato l'esplosione. Cioè, quindi qua dentro c'era... Qui c'era qualcosa appoggiato lì che ha... C'era lo sciabordino. Sì, non è detto che sia un meccanismo, potrebbe essere anche dell'esplosivo plastico, perché materiali metallici non li abbiamo trovati molto. Anche perché, se ho capito bene, se non fosse stato plastico sarebbe voluto una quantità incredibile di esplosivo per fare quello che ha fatto. Non le do delle indicazioni perché non ho una grossa conoscenza in materia, però decisamente lo vede di qui, insomma, questo è una buca creata da un'esplosione. L'avete trovata ieri sera questa? Stanotte. Quando avete liberato tutto quanto? Bene, la ringrazio molto. Prego, signora. Buongiorno. I soccorsi, è un dato da sottolineare, sono stati immediati. L'organizzazione è stata razionale, le strutture sanitarie, gli ospedali hanno risposto all'emergenza in modo efficiente. La stessa spontaneità degli interventi, che avrebbero potuto provocare confusioni, ha invece aiutato ad abbreviare i tempi. Tutte le ambulanze a disposizione sono giunte sul posto. Per i trasporti prima dei feriti sono stati utilizzati anche gli autobus. In un secondo tempo gli autobus sono serviti anche per il trasporto delle salme. Questa iniziativa, assunta da un vigile urbano in servizio in stazione, ha risparmiato una quarantina di corse alle autoambulanze, consentendo un più rapido trasporto dei feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito in forze. Il comando militare della regione Emilia-Romagna e Toscana ha messo a disposizione 400 uomini. Per accelerare le operazioni di sgombro dalle macerie, durate fino a tarda notte, sono stati messi a disposizione tutti i vigili urbani, oltre agli automezzi dell'AMIU. Inoltre, presso la sede comunale di Palazzo d'Accursio, è stato allestito un ufficio per prestare ogni genere di assistenza ai familiari dei feriti e delle vittime. Sul luogo della strage, fra l'altro, tuttora visitato da centinaia di cittadini che andando sul posto vogliono capire meglio quello che è stato, si sono recati fin dalla mattinata di sabato uomini politici e autorità.
La certezza sulla causa dell'accaduto è stata immediata. Ci si è subito resi conto della gravità di quanto era successo e della necessità di lavorare in fretta per garantire tutta l'assistenza possibile ai superstiti della strage. Immediatamente si sono mobilitate le istituzioni. La regione, la provincia e il comune hanno assunto tutti i provvedimenti di loro competenza. Il Presidente della Repubblica Pertini, giunto a Bologna nel tardo pomeriggio di sabato, dopo essersi recato in stazione e all'ospedale a visitare i feriti, è stato in prefettura, dove era in corso un incontro fra le autorità locali e regionali, gli inquirenti, i vigili del fuoco che stavano ancora lavorando in stazione, il prefetto di Bologna e il ministro degli interni Rognoni. Non ho parole, questa è stata la sola dichiarazione rilasciata dal Presidente della Repubblica ai giornalisti per commentare l'accaduto. E poi, subito, in queste giornate così dense di avvenimenti da sembrare eterne, la manifestazione indetta per la stessa sera del sabato in Piazza Maggiore da Regione, Provincia e Comune. È stata una folla di oltre 15.000 persone quella che si è riunita alle 21 nel cuore di Bologna. Una partecipazione e una presenza consapevole così massiccia da risultare quasi sorprendente in un sabato sera di agosto. Una folla addolorata ma decisa, con la volontà di reagire, così come quella di proporzioni ancora maggiori, che si è radunata in piazza due giorni dopo, il lunedì, per la manifestazione indetta dalla Federazione Regionale CGL, CISL e UIL. Gente forse anche spaventata da quella che è senz'altro la più grave strage compiuta in periodo di pace, ma che però non ha voluto rinunciare a condannare con la propria stessa presenza gli autori della strage. Condannare chi, spaventando, vuole costringere la gente in casa, fermare il processo di avanzata democratica e di partecipazione. Chi spera che, facendo paura, la gente chieda ordine. Ma non è l'ordine vagheggiato da chi mette le bombe che vogliono i cittadini bolognesi e italiani. Vogliono che le stragi finiscano, vogliono che sia fatta giustizia, questo sì. Su tutte le piazze d'Italia, la storia d'Europa, la storia d'Italia ci insegna che per quanto atroce, per quanto vigliacco, per quanto assassino il fascismo, non passa se l'unità popolare regge. Io ho sentito parlare, sono stati brigadisti, sono stati INAR, sono stati altri nuclei armati, però a questo punto io posso anche pensare che potrebbe essere, ecco, parlo anche per assurdo, potrebbero essere o quattro pazzi che non hanno niente da fare e si divertono, ecco, ad uccidere degli innocenti, perché io non ci trovo nessuna motivazione politica, perché se avessero messo la bomba in prefettura, al limite si poteva pensare ad un attentato contro lo Stato o al tribunale oppure al comune. Altrimenti potrebbe essere anche, teoricamente, ecco, io sto parlando per assurdo, potrebbe essere anche degli stati stranieri come la Russia che hanno bisogno di creare della confusione in Italia, cioè interventi. L'America non ne avrebbe bisogno. Io parlo della Russia perché credo che i russi sono più predisposti a mettere bombe oppure a distruggere la democrazia. Pensa fino ad oggi dimostra che la Russia non c'entra per niente, no? Perché da piazza Fontana, piazza della Loggia, l'Italicus, dico, i russi non c'entrano per niente. Ma no, ma l'esperienza. No, pure ho cercato di capire i motivi per i quali avvengono queste cose. L'esperienza ci dice che a mio parere è un tentativo prettamente fascista per destabilizzare la situazione. E per è un tentativo che continua ancora per creare uno Stato forte e reazionario. Spero che non ci sia nessuno che creda qui che ci siano tre pazzi nazisti che abbiano buttato una bomba. È un'ipotesi che è stata fatta. Personalmente non ci credo che tre persone, pur deliranti, passino in piazzone, piazzino una bomba di quel tipo e la lasciano scoppiare facendo quella strage. Ci sono responsabilità più in alto dove sappiamo tutti quali sono. Abbiamo visto Piazza Fontana, da Piazza Fontana in seguito, quindi... Se tu fossi stato qui,
non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e con... In queste ore di lutto non possiamo evitare le domande, lo sforzo di capire se non vogliamo che l'angoscia si muti in disperazione. Se ordinata, ha subito dissolto il disegno della provocazione e che questo doveva essere previsto. Non conoscono e non prevedono la forza e la maturità del popolo. L'hanno dimostrato a Milano, a Brescia e per Tuo di Folli, lo stesso copione che ha portato alla strage del 2 agosto è stato provato sull'Italicus. La stessa città, lo stesso nodo ferroviario, gli stessi giorni delle vacanze, quando i treni e le stazioni sono affollati dalla gente che parte. Forse lo stesso proposito di recitare il crimine anche sul corpo di viaggiatori stranieri e quindi di dimostrare ad altri popoli e governi la debolezza della nostra democrazia e forse mi inoltro nella logica aberrante di questi nostri nemici di giustificare futuri colpi liberticidi. Il terrorismo nero bloccato dalle grandi manifestazioni popolari del 74. Semplici cittadini, personale sanitario, magistrati, dipendenti degli enti locali, ferrovieri, vigili del fuoco, militari, forze dell'ordine e la moltitudine che è su questa piazza a raccogliere la sfida del terrorismo. Viva la Repubblica nata dalla Resistenza, viva l'Italia democratica.
Continua a lavorare così. Ah, io continuo a lavorare, sì. Cosa state facendo qua? Sto riparando i guai che hanno combinato gli altri. Ma in particolare che qui sotto cosa state mettendo a posto? Beh, riattivare tutto questo per poter far passare i passeggeri come passavano prima, tutto quello che si può fare. È un dipendente della ferrovia, lei? No, sono un dipendente della ditta privata di appaltatrice. Quindi i lavori sono iniziati subito? Immediatamente. Lei ha paura a lavorare qua adesso? Andrà in piazza oggi? No, perché devo lavorare per riattivare questo? Non nessuno, sono solo io che faccio questo lavoro. Grazie. Perché devo fare questo? Non perché non voglio andare in piazza. Grazie. Andrei in piazza. Ma purtroppo sono tutti in ferie. E io sto facendo questo lavoro per combinare questo. Fa un servizio per i... lo faccio per i miei fratelli, penso, per i miei compagni, per il mio popolo. Il mio popolo, insomma, quello in cui viviamo. Non per quelli che hanno messo la bomba, forse. Per lì ritengo le vite degli uomini disumane. Nient'altro.